Ciao a tutti e tutte e benvenuti nel video racconto del primo round dell'RKC 2024. Finalmente vi porto insieme a me nella prima giornata di campionato di questo nuovo anno. Una giornata particolare che non solo segna il mio esordio in RKC, ma anche l'esordio di un nuovo format qui all'interno del canale. E proprio a tal proposito, prima di andare al sodo e farvi vivere con me la domenica di gara, sono necessarie due premesse. La prima è proprio sul format. Questo video porta sul canale un nuovissimo format che include gli onboard all'interno delle qualifiche di gara 1 e di gara 2. È un format nuovo, commenterò e commenteremo insieme quello che accade direttamente in pista, ma essendo un nuovo format è ovviamente perfettibile, dunque guardatevelo, gustatevelo. Se avete poi dei consigli, delle opinioni, delle osservazioni o anche per dirmi il format mi fa schifo o il format mi piace tantissimo, fatemelo sapere con un commento qui sotto nella sezione commenti, li leggo tutti e li apprezzo molto. La seconda doverosa premessa è invece sul regolamento del campionato. Nello scorso video in cui vi ho annunciato questo campionato, sul regolamento ho un po' tergiversato perché non ne avevo preso visione direttamente nemmeno io e dunque adesso, dopo aver fatto la prima giornata di gare, posso spiegarvi meglio e per bene alcune cose. Una giornata di gare è formata dalla qualifica, che è composta da 5 minuti di qualifica o 5 giri, da gara 1 e gara 2. Gara 2 prende il nome di finale, finale bronze, finale silver, finale gold. Ci arriveremo tra pochissimo. Per le qualifiche si viene divisi in gruppi, perché ovviamente non si può scendere tutti i piloti insieme in pista, sarebbe improponibile sia a livello fisico e materiale, sia perché non ci sono abbastanza kart a disposizione. Durante il round 1 eravamo 34 piloti, se non erro. In questo caso siamo stati divisi in 4 gruppi. Il kart per le qualifiche viene sorteggiato direttamente dall'organizzazione. Questa volta è stato fatto il sorteggio in diretta su Instagram, che mi pare abbia proprio funzionato, quindi probabilmente verrà fatto così anche nelle altre gare. Si dovranno avere 3 kart differenti durante l'intera domenica di gara. La divisione nelle singole sessioni di qualifiche avviene tendenzialmente per categoria. Perché ho detto tendenzialmente? Perché se le batterie per le qualifiche devono essere fatte da 10 piloti, se ci sono iscritti solamente 7 AMA, ovvio che a quei 7 AMA si associeranno 3 Pro e così via fino a completamento delle batterie. La divisione non avviene per categoria, ma avviene bensì nel caso di gara 1 vengono divisi i piloti ordinati per miglior tempo. Cioè il poleman di giornata che ha fatto il miglior tempo durante le qualifiche partirà primo in gara 1 gruppo A, secondo partirà primo in gara 1 gruppo B, il terzo partirà primo in gara 1 gruppo C. All'interno dei kart sono previste le zavorre e il peso di ogni pilota con le zavorre deve essere di almeno 80 kg. Ricordatevi questa regola del peso di 80 kg per pilota più zavorre. Per la composizione invece di gara 2, dove ricordo che ogni batteria prende il nome, una di batteria gold, una silver e una bronze, non si segue la stessa logica della composizione di gara 1, ma bensì vengono presi i primi X piloti, dove X dipende dal numero di piloti iscritti, arrivati primi in una batteria e vengono sistemati appunto in una gara, quindi gara gold, quindi primi migliori 4 vengono messi in batteria gold. Lo so, è un po' complicato, la realtà è molto più semplice. Questo sistema garantisce che ci sia un ampio confronto, cioè che alla fine prevalgano i reali valori in pista. In gara 1 voi potreste vedere una mescolanza di pro, star e ama che si danno battaglia. Poi, per la mia esperienza in questo primo round, in gara 2, in finale, nella finale bronzo, quantomeno in cui ho gareggiato io, buona parte del gruppo era AMA, però non è detto che sia così, anzi c'erano addirittura degli star, quindi dipende. Dipende molto dalla giornata di gara, dipende molto dai valori in campo. Alla fine di ogni domenica di gara vengono poi premiati i primi 3 di ogni finale
i primi tre di ogni categoria e il pullman di giornata. Mi pare che non mi stia dimenticando nessuno. Alla fine di tutta la manifestazione, i punti nelle singole classifiche di categoria vengono assegnati in questo modo. Ci sono tre principali classifiche in questo campionato. La prima è la classifica assoluta con tutti i piloti, quindi i punteggi totali in assoluto. La seconda è la classifica di categoria, la terza è la classifica per team. C'è poi una quarta classifica che concerne i tempi più veloci in pista, che tiene conto dei primi tre piloti che fanno il miglior tempo in pista. A questo punto voi vi starete chiedendo: cosa ha più valenza, la classifica generale o la classifica per categoria? Beh, io vi dico entrambe, perché nella classifica per categoria ti confronti con piloti alto stesso livello, nella classifica generale ti confronti con tutti come avviene anche in pista, ma la classifica per categoria dà accesso alla finale nazionale rental. Sì, l'RKC dà accesso alla finale nazionale di rental karting. I posti in palio per accedere alla finale sono 18, ma ovviamente non sono divisi in maniera matematica nelle tre categorie. 9 andranno alla categoria star, dunque i primi 9 in categoria star andranno in finale nella nazionale, 6 andranno alla categoria pro, primi 6 di categoria in finale nazionale, primi 3 della categoria AMA in finale nazionale. A tal proposito devo specificarvi che Chiara Esposito ha una classifica a parte. In ogni domenica di gara lei prenderà i premi della categoria AMA. Sarà inserita in categoria AMA, ma a fine campionato avrà una categoria a sé stante, quindi a livello di classifica AMA è come se fosse trasparente. Perché questo? Perché siamo brutte e cattive, non vogliamo le donne nel motorsport? No, semplicemente perché l'organizzazione ha deciso di non mettere l'obbligo di zavorra. Questo indubbiamente porta un vantaggio in pista e dunque ai fini della correttezza del campionato c'è una classifica a parte. Peraltro, proprio con questa pilota, credo che durante l'anno ci saranno un po' di bagarre. Vedrete già nelle qualifiche, dove abbiamo bagarrato un po', sarà davvero da divertirsi quest'anno e non vedo l'ora. Non credo di essermi dimenticato qualcosa. Se avete qualche domanda, scrivetela qui sotto e vi risponderò prontamente. E adesso è ora di andare in pista. È arrivato il momento di portarvi con me nella mia prima domenica di gara. Buongiorno a tutti! Lo so che la qualità non è il massimo, le luci nemmeno, ma ragazzi è buio fuori. Sono le 6:20 del mattino e sta ufficialmente per iniziare la stagione 2024. Come sempre sono carichissima a molla, sono già stato in realtà qualche giorno fa al circuito internazionale del Volturno per fare qualche prova. Sono tornato in pista, in una pista outdoor, dopo 3-4 mesetti. Non è andata male, devo dire che non è andata male. I kart lì in pista sono dei soliti 3,90, li vedrete. Ho avuto delle buone impressioni, nel senso che sono andato a migliorare turno dopo turno nei tre turni che ho fatto. C'erano anche altri piloti in pista, non è andata per nulla male. La pista devo dire che non mi dispiace, sia a livello di qualità dell'asfalto in pista, sia a livello di tenuta della pista, sia come tracciato. È la versione corta del circuito del Volturno, ma è davvero ottima. Secondo me questi kart 390 sul circuito lungo potrebbero dare qualcosina in più in velocità. L'incognita di oggi è la pioggia, perché almeno qui da me ha piovuto tutta la nottata e ieri pomeriggio anche. Non so come troverò dunque la pista tra 2 orette circa. È ora di mettere in moto l'auto e noi ci vediamo in pista. Ci siamo, primo on board di stagione in assoluto. Non vi racconto in questo momento come la pista, perché come state vedendo è alquanto umida, quindi le traiettorie che farò adesso in qualifica non saranno le traiettorie che farò poi durante la gara. Vi racconterò la pista, infatti qui vedete già il primo testa coda, perché appunto i punti di frenata non sono quelli che ci sono sul bagnato. Racconterò la pista
durante il giro di formazione di gara 1, che è un po', diciamo, lo status di pista che abbiamo trovato poi durante le due gare. Qui ancora è tutto molto umido, tutto molto bagnato, che va di carena. Oh no, 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 bandiera rossa. Rischiato di fare la frittata col commissario di gara e col presidente dell'associazione PG Championship alla prima sessione di qualifica. Vediamo cosa è successo. Non c'era l'ok da parte della sala crono. Fantastico, ci siamo adesso. Partono ufficialmente le prime qualifiche della stagione 2024. Voglio provare subito a fare il miglior tempo possibile, quindi non farò giri più rilassati, giri meno rilassati. Il tempo è poco, 5 minuti per fare il miglior tempo possibile su una pista che è bagnata, su una pista in cui ho 30 minuti di esperienza, quindi ci vado subito giù. Quella che vedete davanti a me è Chiara Esposito, l'unica pilota lady del campionato, almeno sinora. Quindi le sto un po' dietro, ha qualche anno di esperienza già in RKC, non è nuova, dovrebbe conoscere abbastanza bene questa pista. Le sto un po' dietro, vedo di sfruttare le sue traiettorie e vediamo un po' lei quello che fa. Come vedete in alto a sinistra trovate anche il tracciato GPS di tutte le mie traiettorie che faccio man mano che giro all'interno della pista. Spero vi sia utile, a me piace molto. L'ho già raggiunta quasi prima della fine del primo giro di qualifica. Io sul kart non ho idea né dei tempi né tantomeno del giro di qualifiche fatto e di quanti giri rimangano, quindi non mi resta che spingere. Qua ci sono abbastanza vicino, che famo? Ti prego, non intralciamoci, no, 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 non mi intralciare, stiamo in qualifica, non è in gara, per favore, non intralciamoci, non c'è senso. Qui è praticamente tutto full gas, tutto pieno, un bel rettilineo, qui riesco a prenderla in pieno, nonostante ci sia la vista comunque ancora un po' bagnata. Sul kart ho delle buone impressioni, ho raggiunto Chiara Esposito, ci provo qui, vediamo, ah ma che no, dai, però siamo in qualifica, niente, lei mi fa l'incrocio, io gli faccio l'altro incrocio, sembra più una simulazione di gara che una qualifica, fantastico, dovrei essere davanti, spero che non mi arrivi all'interno, le lascio lo spazio per sicurezza, infatti. E infatti, eccoci qui. Fantastico! Altro giro buttato! Stiamo buttando il giro entrambi, sì, io per lei. Il tempo è già poco. No, non è una buona idea. Aiaia! Questo è quello che succede quando si bagarra in qualifica. Maledizione! Giro decisamente buttato nel VC. Rivediamolo. Credo di aver forse un po' esagerato io, l'ho presa proprio nell'angolino e io ero ancora con le ruote storte, quindi beh, contatto da qualifica. Sento che il tempo sta per finire, quindi devo dare il massimo in questo giro, che è anche il mio best lap, infatti. Faccio un po' di carena, dopodiché qui la prendo tutta piena, arrivo qui nella parte mista che mi esce davvero molto molto bene. Davanti ho ancora una volta di nuovo Chiara Esposito, vediamo un po', stavolta proviamo a non prenderci, magari provo a sfruttare un po' la sua scia per guadagnare qualche decimo. Qui metto tutto giù, stiamo per entrare nuovamente nella parte mista, qui questa è una curva complicata, bisogna capirla. Freno, riesco a tenere il kart e mi avvicino molto a Chiara Esposito che ho davanti. Sono un po' preoccupato perché vorrei evitare quello che è successo qualche giro prima. Minima carena e si entra dritti in curva. Qui la faccio davvero bene, rimango cucito e recupero davvero tanto. Siamo qui a una delle ultime staccate, altra curva abbastanza tecnica, lei sbaglia, va larga, io riesco a tenere il kart all'interno, credo di aver perso il giro, ma metto tutto giù, non posso sbagliare, vado all'esterno, lei rimane all'interno e mi prende, no, carena,
Garena. Garena e bandiera a scacchi. Devo aver buttato all'aria la qualifica. Quando sono sceso dal kart e ho visto la tabella tempi, non riuscivo a credere che quest'ultimo giro fosse stato il mio best lap durante le qualifiche. Non so come sia possibile. Chissà, magari senza quello scontro in pista magari sarebbe andata anche meglio, però tanto di cappello a Chiara Esposito, è riuscita a difendersi molto bene, molto combattiva. Io ritengo che in qualifica bisognerebbe contrastarsi il meno possibile, però tant'è, è andata così, benissimo dirvi dove andrà a finire. Sì, aspettate ancora un po' con me. Complimenti. Tu sei? Non lo so, 8-8 ero. Chi è il commissario qui? Pesati. Com'è possibile? 62, 64 mi sono pesato senza. Com'è possibile questa cosa, ragazzi? Sotto peso. Scusate però. Non è che hai dimenticato... No. Un altro dentro. Ma tu pesa di prima dopo. 64,2. Ma dopo pesa di prima con i go, con questi qua. Quindi quanto devo aggiungere? Ecco, mettili sopra. Dopo quando ti devi pesare così. Qui sei ancora sotto. Togli questi. Togli questi. Sono le 10. Ecco. Questo quindi 2 da 10. Dopo, prima di metterti su kart, ti pesi con i pesi. Ma quindi... Quindi 25. Parte ultimo. Babbo. Sì. Al di là dell'onestissima reazione di Guido, il ragazzino che era lì presente, uno dei più giovani piloti in griglia in questo RKC 2024, vi spiego un attimino meglio che cosa è successo. Allora, io ho sempre messo i pesi direttamente sul kart. Perché? Perché mi vado a pesare in bilancia, quindi vedo il mio peso, so qual è il peso minimo e relativamente a questo ci metto poi i pesi e le zavorre. Ora, il problema è stato che io credevo che dei pesi che pensavo essere dai 10 kg in realtà erano qualcosina in meno. Quindi questo qualcosina in meno ha creato un problema, un grosso problema, di circa 1,5 kg, 2 kg in meno rispetto agli 80 che sono la soglia minima. Ora in poi mi peserò con le zavorre sulla bilancia e amen per evitare ogni problema. Certo che mi dispiace, certo che mi dispiace davvero tanto, perché non mi era mai successo, mai accaduto prima di essere sottopeso. Le regole vengono fatte valere, questa è assolutamente un indice di garanzia e di qualità dell'organizzazione. Avevo fatto la pole position del gruppo, ovviamente, incredibilmente, ma niente, squalificato. Tempo annullato, tempo cancellato e partenza dall'ultima posizione in gara 1. Ma va bene così, sperando che le sfighe siano finite qui per oggi. Perché sono finite qui, vero? Partirò dal fondo, va benissimo, quindi punterò a dare il massimo, ovunque io possa arrivare darò il 110%. Vedremo, non dico nulla, non dico niente, perché ogni volta che dico che qualcosa dovrebbe andare mezza dritta poi puntualmente va tutto malissimo. A few moments later. Vedremo, non vedo l'ora di scendere in pista per gara 1, anzi, sapete che vi dico? Andiamo subito in pista. Ci siamo, prima gara del weekend. Ne approfitto del giro di formazione di gara 1 per raccontarvi un po' la pista, che in configurazione reverse, circuito del Volturno di Limadola, si parte con questo rettilineo che mette su questo curvone veloce che a sua volta immette nella parte mista mediante quest'altra curva. Questa è la prima parte tecnica della pista, se vogliamo, perché è una curva che immette su una sorta di S che poi arriva in questa curva bella larga e da poi su un rettilineo bello largo che a sua volta immette poi in un'altra parte mista. E qui secondo me è il primo punto dove si vincono o si perdono le gare, perché come vedete ci sono due curve, una vicino all'altra,
e bisogna saperla interpretare per arrivare alla giusta velocità. Qui io riesco a farla tutta piena, riesco a gestire il kart ad arrivare al punto di corda, anche qui per uscire il più veloce possibile ovviamente da questa curva, e qui secondo me è il secondo punto in cui si vincono o si perdono le gare, perché questa curva, che sembra un po' un gomito, una U, è difficile da andare a interpretare. Qui tutto pieno, senza finire nell'erba possibilmente, per poi mettersi nel lungo rettilineo che dà al traguardo. In questo caso mi fermo per attendere l'ordine da parte del commissario di gara e sistemare i vari piloti nelle varie caselle di partenza. Ovviamente partirò ultimo per il sottopeso durante le qualifiche, ma poco male. Adesso c'è solamente da concentrarsi per la prima partenza dell'anno. Ci siamo, ragazzi. Prima partenza in assoluto e prima partenza che riesco a farvi vivere con me. È un'emozione, ogni volta una grande emozione essere dietro col volante e tendere il via. Quest'oggi il via ci verrà dato dalla bandiera verde, perché ovviamente essendo la vista in configurazione reverse i semafori sono dall'altro lato. L'ansia sale, la carica anche. Ci siamo quasi, manca poco al primo via della prima gara di stagione assoluto. Ancora acceso. Parto dall'esterno, traiettoria esterna, ultimo, devo riuscire a stare avanti alla mia pari categoria, Ama, che è accanto a me. Sì, poi capirò dalla gara successiva che l'importante è fare il meglio possibile durante l'intera gara, al di là delle categorie dei singoli piloti. E via, bandiera verde che sventola, parto bene, dai, che la partenza non è andata affatto male, lì vedo tanta bagarre, non mi voglio mettere in mezzo, non mi posso mettere in mezzo, provo qui a tenere l'interno, passo qualche pilota, lo passo, si gira e passo. Ok, certamente, dove vai, dai, va bene, ok, va bene, ok, quindi qualche pilota l'ho passato. Lì sul kart non so quanti piloti passo, in che posizione sono, vedo solamente che è davanti a me. Adesso devo correre, adesso devo pensare a spingere. La partenza non è andata male, non sono partito affatto male, ma adesso c'è tutta una gara davanti, quindi devo cercare di rimanere attaccato al gruppo davanti e vediamo un po' quello che succede. Qui però quanto la prendo bene, anche se vedo gli altri già allontanarsi, però qui nel misto recupero davvero tanto. Qui riesco ad avvicinarmi nonostante abbia qualche difficoltà col kart, ma riesco ad avvicinarmi, me ne rendo conto. Qui poi inizia a saltare, il perché lo scoprirò solamente alla fine della gara, purtroppo. Vediamo, il distacco non è abissale, cioè nel senso c'è ma non è abissale. Poi vi posso assicurare che la videocamera non rende in settore di profondità. Ecco qui, come non detto, eccolo il pilota che avevo passato all'inizio gara, che mi passa bellamente, prontamente, ma io non ci sto, devo star lì dietro, devo provare a riprendermi la mia posizione. E allora ci provo qui all'interno, lui prende la traiettoria più larga e scappa via, ma no, non mi arrendo, gli sto dietro, devo riprendermi quella decima posizione che mi spetta. Vediamo qui quello che fa lui, la fa molto bene questa, esce forse meno in difficoltà rispetto a me, ma, vediamo, qui forse esagero troppo con l'acceleratore,
perdo qualche decimo, ma sul rettilineo forse riesco ad avvicinarmi, vediamo un po'. Fa la mia stessa traiettoria sul rettilineo, vediamo chi la fa meglio questa, lui la fa meglio, chiude meglio, arriva meglio al punto di corda, però qui sul misto riesco a riguadagnare qualcosina. Niente ragazzi, quella posizione la voglio, quindi crollassi il mondo darò fino all'ultima goccia di energia per prendermi. Che è successo lì? Un pilota è andato in testa coda di nuovo e ne approfitto per passarlo. Carena, qualcosa mi dice che questo ne approfitto non durerà moltissimo, però hey, why not? Il sogno è durato poco più di un giro, mi ha ripassato, ma ovviamente posso mai arrendermi io? Assolutamente no, quindi complimenti per il sorpasso, ma non mi arrendo, ti vengo ad inseguire. Mi faccio vedere, ne approfitto da qui, entro bene, esco forse un po' peggio, lui guarda indietro, mi vede, sono lì, devo mettergli pressione, devo farmi vedere, rivoglio quella benedetta posizione. Vediamo sul misto dove recupero di più e mi avvicino, lo prendo bene, riesco a tenere il kart a terra in traiettoria, vediamo qui quello che succede, miro la traiettoria interna, mi avvicino molto ma non abbastanza. Ho bisogno ancora di qualche giro in più, di qualche metro in più, vediamo un po' qui come va. Io mi butto all'interno, provo a fare meno strada possibile, ma lui mi chiude, allora allargo per cercare di uscire più in velocità. Io tento di tenere sempre la traiettoria più interna per fare meno vista possibile. Qui provo a dare il gas, tutto gas, ma non ci riesco. Qui vado all'interno, vediamo un po'. No! 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 L'avevo ripreso, no! No! Cosa è successo? Entrata mia coraggiosa? Non lo so, vediamo un po', rivediamola. Vedete qui come arrivo? Allora, contatto di gara direi. Forse ho usato troppo, abbiamo preso due traiettorie differenti, completamente differenti, lui è andato un po' più largo, io invece sono andato sulla traiettoria più stretta e più vicina al punto di corda. Il punto è che quella traiettoria ti porta ad uscire in una sola direzione, lui invece avendo fatto una traiettoria un po' più larga ha chiuso giustamente, quindi ha fatto la sua traiettoria, la sfiga secondo me in questo caso è tutta mia, è ennesima botta di sfiga di questa domenica sfigatissima a quanto pare, perché sono andato a colpirlo proprio nell'unico punto in cui quando stai facendo la curva prendi il kart che è davanti, ti giri. Io direi contatto di gara e tantissima sfiga da parte mia. Se lui avesse preso quella curva leggermente, in maniera leggermente più larga, probabilmente avremmo continuato a bagarrare ancora per un po' e saremmo forse arrivati appaiati alla successiva curva. È inutile disperarsi, testa bassa e continuiamo la gara. Bisogna provarci fino all'ultima curva dell'ultimo giro dell'ultima gara di giornata. Ultimo giro di questa prima gara 1. Beh ragazzi, direi che ormai il risultato è ben delineato, penultimo all'interno di gara 1, sono riuscito a stare davanti all'altro Ama, che va benissimo, me la sono giocata bene con altri piloti, c'è stato quel pizzico di sfiga che ha un po' rovinato tutto, ci sta, ma spero di riuscire a scaricare tutta la sfiga in questa gara, in questa domenica e poi di non averne per il resto del campionato. Godiamoci insieme la prima bandiera a scacchi della stagione. Chiudo in undicesima posizione, partito dodicesimo, quindi nel complesso la gara non è andata male, ho recuperato una posizione, me la son vista con Pro e Star, quindi non potevo oggettivamente
e realisticamente sperare in un risultato troppo migliore di questo, una decente, onorevole, dignitosa gara 1. Ma cos'era quel problema del saltello? Perché ad un certo punto non sono più riuscito a prendere questa curva qui in pieno? Beh, adesso ve lo faccio vedere. Che cosa è successo? Vediamolo insieme. Sì, c'è una riparazione all'interno della curva. Allora, che cosa è successo? Nelle prove che ho fatto qualche giorno prima della gara, riusciva a prendere questa curva in pieno, cioè col gas tutto giù, a piena velocità. E lo facevo mantenendomi vicino al cordolo, quindi in pieno punto di corda, e dunque evitando proprio quella parte lì di pista. Da metà gara invece non sono più riuscito a tenere il kart vicino al cordolo, entrando alla medesima velocità, e quindi il kart tendeva ad andare all'esterno della curva, finire in quella parte di pista e dunque saltellare e diventare abbastanza difficile da controllare. Perché questo è avvenuto? Per il degrado gomme. La spiegazione che mi sono dato è il degrado gomme. Andando avanti nel corso della giornata e dei giri, le gomme perdono attrito con l'asfalto e quindi, entrando alla medesima velocità, nel medesimo punto, il kart tenderà ad andare verso l'esterno della curva proprio perché manca la stessa capacità di attrito che c'era magari qualche giro prima per il consumo e il degrado delle gomme. È l'unica spiegazione che mi sono dato, dato che comunque lo stile di guida è sempre quello. Ho iniziato a curvare sempre nello stesso punto e beh, è andato così. Adesso lo so, è un'informazione che mi tornerà molto utile per gara 2. Allora ragazzi, non ho tolto la tuta ancora qui, ma semplicemente qui è spuntato il sole, incredibile. Cioè stamane pista bagnata, ma adesso c'è il sole e c'è addirittura caldo, quindi meglio respirare un po'. Allora, gara 1, ho dato il massimo. Ho dato proprio tutto, ragazzi, tutto. Miglior tempo 1.08.5 se non vado errato, 5.6. Si avvicina molto a quello che ho fatto mercoledì quando sono venuto qui a provare l'ultimo turno. È migliorabile? Assolutissimamente sì. Adesso devo anche vedere perché devo giocare secondo me un po' più di scia. C'è però da dire che l'1.08.1 che ho fatto mercoledì l'ho fatto senza zavorre, mentre qui c'erano un bel po' di zavorre. Per il resto, ragazzi, sono stanco morto. Ho la gamba destra, il polpaccio destro a furia di pigiare sull'acceleratore, veramente esausto. Vedremo come verranno fatte le classifiche per gara 2, ma come sapete voi non dovete aspettare e quindi scendiamo subito in pista per la seconda gara di giornata. Ci siamo, ultima gara del round 1 dell'RKC 2024. Stavolta parto dalla traiettoria interna. Credetemi ragazzi, sono stanchissimo, sono veramente stanco, ma pronto a dare il massimo. La bandiera è in alto, pronta a sventolare e ci siamo, partenza, parte gara 2 del round 1 RKC finale bronze. E partenza non benissimo, non brillantissima, ma qui arrivo all'interno, posso passare. No! Che cos'è successo? Analizziamo quello che è successo. Analizziamo nuovamente la partenza. Arrivo qui all'ingresso di curva 3. Ok, rivediamolo un attimino ancora più al rallentatore perché io non tocco nessuno, arrivo qui all'ingresso di curva 3, passo sull'erba ma tengo il kart, lo raddrizzo, do una toccata a quello davanti ma mi giro. Che cos'è successo? E poi mi passano. Quando sono sceso dal kart a fine gara, sono sceso con la sensazione di essere stato toccato all'ingresso di curva 3 ed è anche quello che ho pensato durante tutta la gara. Quindi la mia intenzione era quella di terminare la gara, vedere il filmato, vedere se si vedesse qualcosa e poi andare a presentare un reclamo in direzione gara. Ribadisco, lì sul kart io ho sentito la botta dal posteriore. Tuttavia, finisce la gara, torno in auto, riguardo il video e preso dalla foga, dalla stanchezza post gara, non sento bene l'audio della videocamera.
quindi né vedo concretamente che mi possa aver toccato, né sento bene l'audio. E voi direte, perché non vedi bene chi ti ha toccato? Alla fine tu sul carto l'hai sentito. Sì, l'ho sentito, ho avuto però la sensazione di essere stato toccato, però quando dall'audio che viene fuori dal telefono, del video, non senti la botta, tant'è che io post gara ero convinto di questo. Probabilmente è stato un mio errore millimetrico, qualche joule di forza sul freno non data. Ma poi tornando a casa e riascoltando con più attenzione, ho sentito anche nell'audio la botta che fisicamente avevo avvertito lì sul kart. Perché non ho visto quindi chi mi ha toccato? Beh, questa cosa è un po' complicata e ve la spiego direttamente sull'app per PC di Insta360. Sì, c'entra l'app per PC di Insta360. Andiamo. Questa è l'app PC di Insta360. Ve ne parlerò meglio nella video recensione di Insta360 che arriverà sul canale tra qualche settimana, ma adesso concentriamoci su quel che ci interessa. Dall'app per smartphone si possono fare tante cose, ma non tutte. Una delle cose che nell'app su smartphone non si può fare, mentre si può fare nell'app su PC, è esattamente questa: l'impostazione del FOV a livello personalizzato. Cos'è il FOV? Il FOV è quello che voi vedete della camera. Insta360 non sfrutta infatti a livello video tutto il FOV della camera, quindi tutta la visuale della telecamera, pur essendo comunque molto ampia. Perché? Per applicare la stabilizzazione flow state, che stabilizza moltissimo il video. In secundis, ad ogni sport può corrispondere un FOV differente che valorizza determinati aspetti. Cosa consente di fare questo FOV personalizzato? Consente non solo di, ecco vedete, ingrandire e rimpicciolire, ma, come ben potete vedere, anche di avere un'immagine, di vedere completamente appieno il FOV della camera, cioè da tutto quello che la camera vede in maniera totale. Non è una camera 360, però diciamo che il suo sporco lavoro lo fa bene. Ed eccolo qui, lui è il pilota che mi ha colpito. Ora ci tengo a dire due cose. In primis, lo sto facendo solamente per onore di cronaca. Come vi ho detto, da smartphone io questa cosa non riuscivo a farla. Sono convinto che in realtà questo sia un contatto di gara, nel senso che io non ci ho visto cattiveria, ci ho visto semplicemente molta sfortuna per me. Mi è sembrata anche lì sul momento la tipica toccata da frenata in ritardo, non da sorpasso impossibile. Cioè, nel senso, se lui si fosse buttato dentro, quindi avesse tentato un sorpasso impossibile, lui non sarebbe arrivato in questo modo, ma con tutta probabilità si sarebbe anzi girato anche lui, perché tentando di sterzare tanto per non perdere il kart e entrare in curva, se lo avesse fatto per superarmi, appunto, si sarebbe girato anche lui. Dalla sua posizione, quello che a me sembra è che appunto lui semplicemente non abbia tentato il sorpasso, ma abbia frenato tardi. Frenando tardi mi ha colpito evidentemente nell'angolo destro del paraurti. Se vi dirò di più, io azzardo pure che lui qui mi abbia chiesto scusa, perché la mano non mi pare sia proprio sul volante, però boh, io la penso così. Se avessi avuto accesso a questi dati e a queste immagini, comunque non sarei andato in direzione gara. Poi posso anche sbagliarmi, potrebbe anche essere che non è così, poteva essere un'azione da sanzionare, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate. E noi adesso torniamo alla gara, perché c'è una rimonta da fare. Sono ultimissimo, tutti gli altri sono già scappati, ma secondo voi io posso mai rassegnarmi? Ma non esiste neanche lontanamente. Quindi adesso ho letteralmente il fuoco negli occhi, perché pensavo di poter fare davvero bene in questa gara. Quindi con le ultime energie che ho in corpo e con la rabbia inizio a spingere come un matto e voglio recuperare il più possibile. Non voglio l'ultima posizione. Passato qualche giro e il distacco non è più così evidente. Mi sto avvicinando giro dopo giro, il problema è che non so
quanti giri mancano al termine, quindi l'unica cosa che posso fare è sperare di non vedere né il cartellone a strap né tantomeno la bandiera a scacchi e continuare a spingere, ma come vedete adesso ce l'ho nel mirino, è lì a qualche metro, a qualche secondo. Ok, ci sono quasi e vedo che anche il pilota davanti a lui non è poi così distante, quindi se mi impegno posso recuperarlo. Pazzesco ragazzi, da ultimissimo sono riuscito a recuperare quantomeno la coda del gruppo. E adesso? È questo il momento giusto? Meh, mi faccio vedere all'interno, ma non voglio prendermi rischi, non posso più prendermi rischi a questo punto della gara. Quindi spingere sì, farsi vedere, ma con intelligenza e cautela. Qui vado dentro, mi faccio vedere, ma non ho spinto oltre. Cautela. Ci sono, ne ho più di lui, sono lì, devo trovare semplicemente il punto giusto in cui passarlo. Qui alzo per evitare il patatrack, però sono lì ragazzi, ormai ce l'ho lì. Mi prendo la scia, vediamo se arrivo qui alla giusta velocità, mi butto all'interno ma alzo il piede per evitare nuovamente quello che è successo in gara 1. Qui alla fine del dritto sarà il momento giusto, quindi do il meglio di me, tutto giù, prendo la recta interna per fare meno pista possibile. Qui tutto pieno, curva veloce, adesso vediamo qui nel misto dove do il mio meglio se riesco a passarlo. Qui mi affianco, entro dentro all'interno e mantengo la retta all'interno, vediamo se sono passato, lui ci prova all'interno, io rimango all'esterno, rimango col piede giù, stavolta non ti faccio passare e passo io. Sono passato, incredibile, sono passato, pazzesco, non ci credo, non credo in ciò che ho fatto. Da testa coda e ultimissimo sono riuscito quantomeno a riguadagnare una posizione. E la sapete una cosa? Il pilota davanti a me nemmeno lui è così distante, quindi beh, ormai dovreste averlo capito. Io ci provo. Vi approfitto di questo giro per farvi godere un po' la pista senza la mia voce e con il pure sound del motore, quello che riesco a captare dalla piccola Insta360 corre sul casco, e il bellissimo panorama del circuito del volcano. Nel frattempo mi sono avvicinato ancora di più e non c'è il tracciato della pista, non per una cosa mia volontaria, ma perché il GPS non ha registrato i dati. Penso che potrebbero bastare altri 3, al massimo 4 giri per prenderlo e provare quantomeno a superarlo. Ce la dovrei poter fare. Spero solamente che ci sia ancora qualche giro di gara davanti. Vediamo cosa vedo lì. No, ultimo giro. Questo sapete cosa vuol dire? Che ora o mai più. E proprio quest'ultimo giro è il mio best lap, perché qui do del mio meglio, il best lap di tutta la domenica di gara. Do il massimo, entro al massimo ogni curva, praticamente col kart sempre di traverso e freno più tardi che mai. Ma ci riesco, careno dove posso, per guadagnare qualche millesimo devo provarci. Ormai non ho più nulla da perdere. Arrivo qui, freno tardissimo, ma la curva mi riesce davvero bene. Arrivo largo, esco in velocità benissimo, perfetto, esco davvero veloce. Qui ho paura nel prenderlo a pieno per non finire sulla parte rattoppata della pista. Ci passo a pelo, ma ci riesco, esco benissimo da qui, guardate quanto mi avvicino. Vado in carena per guadagnare ancora qualche millesimo. Qui non posso sbagliare, e mi sa che invece qui forse l'errorino l'ho commesso. Sono entrato praticamente tutto in traverso, ho perso qualcosina, ma vediamo un po', sono vicino, dai, non mi abbandonare, ti prego, manca qualche metro, vado in carena, ce la faccio? No, per qualche centesimo di secondo, pazzesco, quanto sarebbe stato bello
riuscire a recuperare ben due posizioni. Partivo settimo, purtroppo la gara è andata come andata, una sfida davvero colossale. Questo mi fa ancora rabbia perché partivo da un'ottima posizione di metà classifica e potevo fare davvero tanto bene. Ma d'altro lato, ragazzi, che impresa! Che impresa! Forse uno o due giri e sarei riuscito a portare a casa il risultato. Wow, sono davvero soddisfatto di me stesso. Che impresa! Mamma mia, che domenica! Difficilmente la dimenticherò. Se questo è l'inizio di stagione, benissimo, spero sia solamente l'inizio e non vada avanti così. Madonna, quanto mi sto mangiando le mani. Madonna, ma tantissimo. Ne avevo di più, ne avevo tanto di più. Ho dato tutto me stesso. La consapevolezza di averne di più e non essere riuscito a concretizzare si fa sentire, mi brucia. D'altro lato però, la prima gara di campionato, ancora il campionato è molto lungo, e ho visto che ne ho. A me piacciono le sfide. Perdere tutte quelle posizioni e poi spingere come un dannato mi fa capire che il potenziale c'è. L'importante è che ci sia sempre il potenziale, perché se il potenziale non c'era era un grosso problema, o meglio, il lavoro sarebbe stato molto di più. Il fatto di trovarmi in quella situazione mi ha portato all'ultimo giro a spingere davvero oltre i miei limiti, perché vedevo il pilota lì davanti, davvero, cioè ce l'avevo lì, quindi l'ultimo giro ho tentato il tutto per tutto e ho superato i miei limiti. Se ci sono cose positive in quello che è successo oggi, sono proprio queste due. C'è il potenziale e mi sono reso conto che andando oltre riesco a tenere il kart, a fare di meglio, a non andare fuori pista, a migliorare i tempi. E adesso facciamo un po' un ultimo punto conclusivo di questa prima giornata di campionato con le classifiche, con tutto quello che c'è da dire, e lo facciamo con più calma. Io definirei questo primo weekend di gara con due aggettivi. Uno è emozionante, l'altro scrivetemelo voi sotto nei commenti, perché io ce l'ho, il mio personale ce l'ho ed è sfigato. Ma fatemi sapere il vostro. Spero davvero che questo non sia il mantra di tutta la stagione, perché se partiamo così partiamo veramente, veramente male. Da questo primo round esco più consapevole dei miei mezzi ed esco consapevole di poter fare bene. Quindi spero che la sfiga finisca qui e non ce ne sia altra nel corso della stagione. Per quanto concerne invece le strutture e i mezzi, devo fare davvero i complimenti alla pista. La pista è tenuta davvero molto bene. Ovvio, sono dei kart molto differenti rispetto a quelli con cui ho corso lo scorso anno. Devo settare un attimino il mio stile di guida a questa tipologia di kart. Non mi trovo male, assolutamente, quantomeno con questi soldi. Vedremo con i CRG alla prossima raffa al kartodromo Iscaro. E con la testa già al prossimo appuntamento e al kartodromo Iscaro, in cui scenderò in pista già dalla fine settimana successivo al weekend di gara per allenarmi un po'. Questa è la classifica finale di categoria. Ad arrivare in ultima posizione, purtroppo a pari merito con un altro pilota, spero che la classifica AMA si popoli un bel po' già dalla prossima gara. Come vedete, comunque non sono arrivato lontanissimo dalle zone che contano. Questa invece è la classifica team. Complimenti al mio compagno di squadra che è riuscito a portare in posizione abbastanza alta il Mema Team, davvero tanto di cappello e complimenti. La classifica generale non mi ci soffermerei troppo perché è lunghissima e non è quella a cui punto direttamente, anche se non sono arrivato ultimo, che è comunque un risultato di cui tener conto visto come è andato il weekend. Questo è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e per aver vissuto con me questo primo round dell'RKC 2024. Spero che il nuovo format vi piaccia, vi rinnovo l'invito a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Fatemi anche sapere cosa ne pensate del weekend di gara. Trovate tutti i modi per aiutare il canale qui sotto in descrizione, con tutti i link, le spiegazioni e tutto quello che vi posso dire. Iscrivetevi, questa è la cosa più importante per continuare a seguirmi all'interno di questo mio viaggio nel mondo del karting e delle corse. Spero di essere riuscito in questo nuovo format a trasmettervi ancora di più la passione e la bellezza di questo sport, e a me non resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!